Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo video. E finalmente ho ripreso possesso della mia cinepresa, che ha avuto qualche piccolo intoppo, però adesso funziona perfettamente grazie alla schedina nuova che mi ha comprato, diciamo, mio padre. Quindi ora, diciamo, possiamo ripartire con dei nuovissimi video spettacolari. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che con interesse stanno seguendo il mio canale, tutti i miei amici di Facebook, tutti quelli che mi supportano e mi sopportano. E sì, vorrei ringraziare anche quelli che non mi sopportano, che mi odiano, i miei cosiddetti nemici, perché grazie a loro mi faccio delle risate incredibili. Infatti prossimamente ne vedrete delle belle. E poi questo significa che quando una persona inizia ad avere gli haters, il canale inizia a essere conosciuto, quindi sono contenta. Poi questo è un periodo molto felice per me, perché sto con una persona meravigliosa a cui mando un bacio. Ciao tesoro, un bacio dolce. E poi vorrei salutare i miei amici del club, che a cui sono molto legata, molto affezionata, e che secondo me, nonostante tutte le difficoltà che possono avere, attenzione, riescono a trasmettere tanto. Poi vorrei salutare anche i ragazzi della California, non i californiani ma i gabbanesi. E insomma, in questo video voglio salutare tutti, perché sono contenta e spero che questa felicità duri. E poi, premesso questo, vi vorrei dire, siccome mi sto battendo tanto per le barriere sia architettoniche che mentali, vi vorrei dire secondo me quali sono i punti su cui combatterò. Allora, ci ho pensato tanto e sono giunta a una conclusione che la conferenza fatta all'Istituto Fossombroni è stata di grande aiuto, e quindi penso che sia da ripetere. Mi piacerebbe andare a fare altre conferenze in altre scuole, perché secondo me bisogna partire dai giovani, perché i giovani sono veramente il futuro di oggi ma anche del domani, senza nulla togliere alle persone più anziane. E poi, beh, non ci sono soltanto le barriere architettoniche, chiaramente, su cui dobbiamo lavorare, ma soprattutto le barriere mentali, che secondo me sono veramente tante. Ancora oggi, nel 2015, abbiamo veramente tanti problemi. E boh, basti pensare, mi sono resa conto, vabbè, me ne ero resa conto anche prima, però adesso me ne rendo conto anche di più, che per esempio non sono soltanto i scalini nei locali pubblici ad essere un ostacolo per le persone che viaggiano in carrozzina, ma anche le porte, perché le porte, cioè, sono delle porte veramente dure da aprire. Io penso non solo per chi è in carrozzina, ma anche per chi va a piedi, sono delle porte, e una soluzione sarebbe mettere delle porte automatiche, che sono anche una figata, sono veramente fantastiche. E per esempio in alcuni posti ci sono. Poi lavorare sulle farmacie di Arezzo, perché le farmacie, cioè, è una vergogna che non sono accessibili. La chiesa, le chiese, molte chiese di Arezzo non sono accessibili. Poi ovviamente tutte le buche, pavimentazioni che sono veramente da rifare. E io spero che veramente si riuscirà a fare tante cose. Io vi prometto il mio massimo impegno, anche politico, e io non mi arrenderò mai, questo sia ben chiaro. Se mi dovessi arrendere vuol dire che proprio ho bevuto tanto oppure sto male. Quindi non vi preoccupate che non mi arrendo. Combatterò per voi, per tutte le persone che hanno delle difficoltà, per tutte anche gli anziani che viaggiano con il bastone, per tutte le mamme con il passeggino. Combatterò per tutte le persone veramente in difficoltà.
io non mi arrendo. E non me ne frega nulla appunto di chi non mi sopporta e di chi non mi supporta. Io voglio combattere fino alla fine. Alla fine vedremo veramente chi ha le cosiddette palle per andare avanti, per cambiare un po' questa città che secondo me ha tanto da offrire, anche turisticamente. Cioè, ora, vediamo un po', se fosse qualche turista qui, però per ora non ne vedo. Cioè, anche turisticamente, che figura ci facciamo, ragazzi? Cioè, Arezzo, con tutte le bellezze che ha da offrire, con tutti i musei, ora per esempio c'è la mostra di Andy Warhol, non so se l'ho pronunciato bene, c'è un po' schifo in inglese, però con tutte le mostre, tutti i musei, tutte le fiere, la bellissima fiera dell'antiquariato. Ma Arezzo, dal punto di vista turistico, non essere accessibile in questa maniera, ma che figura ci fa? Oh, se venisse una famiglia che ha magari un figlio o un fratello o anche un amico in carrozzina, dove li mandiamo in albergo? Ecco, un altro punto su cui lavorare sono gli alberghi. Per esempio, il Continental non è accessibile e lo trovo veramente vergognoso. Quindi ragazzi, lottiamo perché insieme ce la possiamo fare, non ci arrendiamo, va bene? Beh, quindi per ora questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un piccolo mi piace, un piccolo pollicino in su, e bene, fatemi sapere, lasciate qualche commento. Non mi offendete se potete, perché comunque non è carino da parte vostra, anche se come ho detto me ne frego. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!